Ciao bella gente, bentornati in un nuovo episodio, o meglio all'ultimo episodio del calendario della Bevero. È stata un'esperienza divertente, ogni giorno video, ogni giorno caricare qualcosa, sistemare, montare, registrare. È stato divertente. Penso di non poter mai diventare nella vita un Twitcher, però si può fare qualche volta. A voi è piaciuto come format? Fatemi sapere, magari venendo a far due chiacchiere qua al banco o scrivendolo anche nei commenti, se è una cosa che vi piacerebbe continuassimo a fare, magari con una cadenza un po' più umana, ne so, uno, due video al massimo a settimana, però si potrebbe anche pensare. Fatemi sapere che ne pensate. Detto ciò, parliamo della birra di oggi. Dopo un mese a bere birre una più buona dell'altra, dobbiamo chiudere in bellezza, in maniera spontanea, direi. E per l'occasione berremo la Spawn numero 2 2018 del birrificio Jester King, Texas. E allora, partiamo dal packaging. Come potete vedere, la sto servendo utilizzando questo piccolo cestino di Vimini. È un cestino tipico, in realtà, del Pajottenland, di un'area intorno a Bruxelles. Viene utilizzato per lambic, gese, per tutte quelle birre in linea di massima fermentazione spontanea e che hanno un buon residuo di rifermentazione, non solo, per cui vengono servite utilizzando questo cestino in modo tale da non doverle mai sballottare troppo, facendo in modo che le eventuali frecce, gli eventuali residui rimangano sulla pancia, nella pancia della bottiglia e non finiscano nel bicchiere. Farò la stessa cosa anche con questa birra, perché comunque, nonostante tutto, è una birra a fermentazione spontanea, per quanto non sia ovviamente belga, ma venga direttamente dagli USA, quindi dal Texas. Altra particolarità è una birra che ha una doppia chiusura. Prima il classico tappo a corona e successivamente invece abbiamo un tappo in sughero. Questo perché? Che è una birra che ha bisogno, comunque una birra che evolve nel tempo, per cui un po' di micro ossidazione male non le fa, deve rimanere viva ma senza esagerare. Aggiungo che è una birra che noi abbiamo tenuto insieme alle sue sorelle, ne abbiamo altre in realtà, abbiamo tenuto all'interno della nostra cella sempre in orizzontale, sempre in modo tale che le frecce si depositassero sul lato della bottiglia e soprattutto il tappo rimanesse almeno un po' bagnato, così che non si il tappo in sughero non si seccasse troppo con il tempo. Ci qua. Eccoci. Allora, parliamo di questa birra. Come potete vedere, versa di un bel giallo con riflessi oro. La schiuma è a grana fine, quasi mista, ma molto persistente, tenendo conto della birra in questione. L'aroma. Dal punto di vista olfattivo c'è veramente tanto da raccontare. Spaziamo da ricordi di uva bianca, passando però dalle muffe, da un po' di legno, da un po' di odore di cantina, di stalla, di fieno, un po' di selvaggio, un po' di animale, ma abbiamo anche una parte mielata, un qualcosa che ricorda ovviamente il cereale, abbiamo della frutta pasta gialla, qualcosa che ricorda l'albicocca, un pizzico di ferroso, un po' di ossidazione ovviamente, delle note quasi balsamiche, non mi spingerei a dire menta, però comunque un sentore fresco che la ricorda e serve come indicatore per darci un'idea, per venirci incontro, per raccontare un po' di che cosa stiamo parlando. E ogni volta che metto il naso all'interno del bicchiere
tutto questo insieme di aromi arriva, si sprigiona, si nasconde, si contorce, aggiunge qualcosa e toglie qualcos'altro. È una birra che è stata prodotta nel 2018, quindi è già 5 anni che è in bottiglia, è un po' di tempo che è nella nostra cella, bella a riposo, a temperatura controllata, ed è la prima volta che tocca completamente aria il prodotto che c'era all'interno. Andiamo ad assaggiare. Ok. L'acidità è presente, ma non è esagerata. Dal mio punto di vista è un'acidità buona, un citrico, un lattico, comunque importanti, ma fantastici. Come sentore generale, se dovessi descriverlo, mi viene in mente quando da piccolo nei campi dietro casa, dove abitavo tanti anni fa, c'erano degli alberi di susine e capitavano a volte durante alcuni periodi dell'anno che le susine ancora non fossero pronte. Allora provavamo comunque a raccoglierle e dando un morso a quel frutto ancora abbastanza acerbo sentivamo una stringenza abbastanza importante, ma ancora in termini di stringenza non sapevo nemmeno come si scrivesse. Ecco, il primo sorso di questa birra mi ha ricordato quella sensazione, quella stringenza da frutta non ancora del tutto matura. Però adesso, dopo tanti anni, mi piace tanto. Tutta la parte funky di muffe, di stalla, di cantina, tutte queste cose qui sono presenti. Però sono talmente tanto educate, talmente tanto tranquille, edulcorate, da veramente farsi percepire, ma non essere già svelatamente invadenti. C'è un'eleganza continua e costante in questa via. Tolto questo sentore di susina, ovviamente al palato c'è tanto altro. Abbiamo delle note anche qui tendenzialmente dolciastre, con leggeri accenni di miele, con un po' di cereali, quello era da aspettarsi. Abbiamo sentori anche in questo caso leggermente balsamici, una punta di speziato che quasi ricorda un accenno di pepe bianco. E poi sì, qualcosa che può ricordare uno yogurt greco, di quelli quasi esageratamente artigianali. Veramente una gran birra, una bella esperienza, come lo sono stati questi giorni. Spero che continuerete a seguirci. Veramente una gran birra. Cosa aggiungere? Sono praticamente le 3 di notte del 24, quindi siamo già nella vigilia. Sono qui che sto registrando questo video, a breve mi metterò a montarlo in modo tale da poterlo caricare domani. Vi ringrazio, sia a nome mio che a nome di Isa, che per motivi ovvi è già a casa, ci sta già riposando da un po'. Vi ringrazio per averci seguiti fino a qui, vi ringrazio per essere stati con noi in questi giorni, sia online che fisicamente. Vi ricordo che questa sera, 24 dicembre, a partire dalle 23 circa, io e Isabella apriremo il locale per bere insieme. E non ci sarà servizio al tavolo, quindi servizio è molto semplice, si arriva, si va in cassa, si sceglie la birra, la si paga, io la spillo e poi se trovate posto in sala vi accomodate. L'obiettivo è stare insieme, farci gli auguri per chi vuole, e soprattutto far cacciara. Apriremo una botticella di birra, sarà la Grigna di Lariano, una birra a bassa fermentazione, super scorrevole, che bene o male tutti conosciamo e tutti amiamo, e a caduta rende ancora meglio l'idea di quanto sia una birra adatta alla convivialità. E in più vi invito il 29 dicembre a una degustazione speciale, saranno 4 birre, 4 piatti in abbinata. Abbiamo pensato di ricreare un po' il periodo natalizio giocando sul contrasto tra birre opulente, tendenzialmente dolci, e birre invece un po' più sour. Non ci sarà questa, saranno cose un po' più tranquille, però comunque sarà molto divertente. Vi ringrazio ancora e al prossimo video.
Ciao!